Ciao ragazzi, siamo qui con l'Idol X, vi facciamo vedere rapidamente tutte le caratteristiche, poi le ripercorriamo un attimo per farvi vedere tutto quanto sul telefono. Ecco qui, queste sono le caratteristiche. Direi allora di spostarci direttamente sul telefono. Eccolo qua, il telefono è questo, lo slide è molto particolare. E questa rotellina che poi possiamo scegliere di spostare o qui sulla fotocamera o qui sui messaggi o qui sulle chiamate oppure qui, e sblocchiamo il telefono. Abbiamo già caricato Android Block, glielo facciamo ricaricare per farvi vedere come va su internet questo dispositivo. Ecco qua, rapidissimo, nonostante il wifi sia comunque un po' occupato, ed è già possibile fare lo scrolling, che comunque risulta essere un peletto, ecco, però uno scroll più normale di una persona normale che vede una pagina. Buono il pitch to zoom, quindi andare dietro, andare avanti. Proviamo anche se riusciamo a fare il doppio tap. Perfetto, hai pagato perfettamente la scritta. Magari avrei preferito questa impaginazione con tutta quanta la scheda, diciamo. Ecco questa, però comunque avendo qui la scritta giustamente riusciamo a vedere le scritte. Detto questo, andrei a parlare di specifiche. È un display davvero eccezionale questo, un 5 pollici full HD con 16 milioni di colori, con Dragon Trail Glass, quindi quello che praticamente fa concorrenza al Gorilla Glass. Abbiamo poi i sensori di prossimità, il sensore di luminosità, la fotocamera principale, quella però anteriore, quindi la secondaria, non la principale, poi il padiglione auricolare e i vari tasti indietro, home e di strumenti, opzioni. Sopra abbiamo il tasto accensione e spegnimento e l'ingresso jack da 3,5. Sul lato destro abbiamo lo spillino per la SIM e il bilanciere del volume. Lo sotto abbiamo l'ingresso per la micro USB e a sinistra abbiamo l'altro spillino per la SIM, perché il telefono è dual SIM. Un dual SIM che però monta all'interno un processore quad core da 1.5 GHz Android Jelly Bean 4.2. Direi anche di andarlo a vedere la versione software del telefono, ed è la 4.2.2. Già che ci siamo, allora andrei a vedere anche lo storage, e sono praticamente 16 GB disponibili, in questo caso 12.78 per la formattazione. C'è anche il monte SD card, quindi va bene, sarà possibile inserire una SD card all'interno. Bene, riprendiamo il discorso, quindi stavamo dietro, e dietro abbiamo lo speaker posto in questa posizione e una fotocamera da ben 13 megapixel con il flash LED, che può andare a fare anche video in full HD, mentre la fotocamera secondaria è da 2 megapixel ma anch'essa può fare video in full HD. Abbiamo connettività, quindi GSM o MTS, può essere WiFi, USB, Bluetooth, GPS, DLNA e le SIM in formato micro SIM. Il design, parliamo subito del design. Il peso è 130 grammi per 140,4 per 67,5 per soli 6,9 mm di spessore. Bene, direi allora che per questa preview, direi abbastanza approfondita questa volta, di questo Idol X da parte di Alcatel è tutto. Ringraziamo Alcatel per la cortesia e ci vediamo alla prossima recensione. Grazie.